Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli e voi non avete voluto. Questo lamento di Gesù è stato scelto come tema per i quaresimali di quest'anno. Guardando a Gerusalemme e al popolo eletto che nella città santa ha il suo centro, Gesù, in quanto Messia, ha piena coscienza di essere stato mandato per raccogliere le pecore perdute della casa di Israele e di realizzare questo obiettivo attraverso il sacrificio della propria vita. Il progetto di Dio sull'umanità è appunto quello di riunificare non solo la casa di Israele, ma anche tutti i popoli, e così realizzare il disegno del Padre che vuole l'unità del genere umano. Per questo Egli ha inviato il proprio Figlio. In questo straordinario piano divino, Gerusalemme ha un ruolo storico e metastorico. Un ruolo storico perché intorno ad essa ruotano secoli di alterne vicende nelle quali si fa strada la graduale realizzazione nel tempo della volontà unificatrice di Dio, ma anche un ruolo metastorico, in quanto l'esperienza della Gerusalemme terrena con il Nuovo Testamento viene superata dalla prospettiva della Nuova Gerusalemme, la quale ha radici nel cielo, come leggiamo in San Paolo e soprattutto nei due capitoli dell'Apocalisse di San Giovanni. La nostra meditazione questa sera, che riflette su Gerusalemme come città della riunificazione, si articola in alcuni punti con i quali vedremo la funzione temporale della città santa nel piano divino, che appartiene al passato, ma cercheremo di cogliere nella Gerusalemme della storia un significato molto più profondo e attuale in cui si radica la nostra fede. E un primo punto è una breve riflessione sul dato storico della città di Gerusalemme. La città cananea di Urushalim, diventata poi Gerusalemme, è conosciuta già dai documenti del secolo XIV avanti Cristo, e la tradizione biblica la riconosce come la città di Melchisedec, figura contemporanea di Abramo, il quale offrì in essa il suo sacrificio. Per secoli rimane una città pagana, e solo con il re Davide viene conquistata e fortificata, diventando la capitale del suo regno. Quando Davide vi fa trasportare l'arca dell'alleanza, in cui sono racchiuse le 10 parole scritte dal dito di Dio sulla pietra, Gerusalemme diventa il santuario in cui si riconoscono e si unificano le 12 tribù di Israele. Il profeta Natan conferma a Davide che Dio gradisce questo luogo in cui risiede l'arca. E così il figlio Salomone porta a termine la costruzione del Tempio progettata da Davide. Con la dedicazione solenne del Tempio viene determinato il destino religioso della città, segno concreto della presenza di Dio e simbolo di unità delle tribù di Israele. Ma immediatamente dopo l'apogeo del regno di Salomone, Gerusalemme subisce il contraccolpo dello scisma che consegue alla sua morte. E in questa vicenda il libro dei Re vede il castigo provvidenziale delle infedeltà di Salomone, che ha promosso il culto di altre divinità. La città rimane la capitale di un regno che però si riduce nei decenni successivi. Viene così ad essere spezzata l'unità della funzione politica, ma anche della funzione religiosa,
realizzata da Davide. E a questo punto inizia il tempo della riunificazione storica delle varie tribù, perché il significato di Gerusalemme sussiste agli occhi soprattutto dei giudei fedeli, legati dunque all'idea precedente di Gerusalemme. E ciò avviene attraverso vari tentativi di riforme, in cui è sempre scolpito negli animi il ricordo della città santa. Nonostante le riforme temporanee, Gerusalemme è di fatto una città infedele al suo Dio, e ciò determina il suo destino. Infedele nei suoi re che si abbandonano all'idolatria, infedele nel suo sacerdozio che disprezza l'insegnamento profetico, infedele nel suo popolo attirato dalle alleanze pagane, incurante della legge di Dio, come richiamano i profeti Isaia e Geremia con questa espressione: perché è diventata una prostituta la città fedele? A meno di una conversione sincera, l'ira di Dio si abbatterà dunque su di essa. Isaia non vede salvezza che per il resto santo. Geremia promette al Tempio la sorte di Silo, antica capitale abbandonata da Dio. Ed Ezechiele, riepilogando le infedeltà della città, le annuncia il castigo ormai vicino, perché Yahweh ha deciso di abbandonarla. Gli oracoli profetici illuminano il significato della distruzione finale di Gerusalemme, avvenuta sotto i colpi di Nabucodonosor, con la deportazione degli ebrei a Babilonia. E dopo questo evento drammatico, alla figlia di Sion non resta che confessare la sua lunga colpevolezza per conservare l'eredità voluta da Dio. E al termine di questo dramma, il problema che si pone è quello di ricostruire e soprattutto di guardare ormai al futuro. In questo senso i profeti esortano a ricercare soluzioni, ma rivolgono il loro sguardo verso un'altra Gerusalemme. Isaia la vedeva, questa Gerusalemme futura, ritornata dopo la prova come città di giustizia e di fedeltà. Geremia in questa futura Gerusalemme scorgeva il giorno in cui il popolo di Israele restaurato sarebbe tornato ad adorare Dio in Sion. Ezechiele descriveva minuziosamente la città futura ricostruita attorno al Tempio, centro di un paese paradisiaco, largamente aperto alle 12 tribù ed avente come nome Yahweh abita là. Durante il periodo dell'esilio queste visioni del futuro si sviluppano in promesse grandiose, mentre i profeti successivi annunciano la gloria della nuova città e del suo tempio, chiamati a diventare il centro religioso, ma non più solo di Israele, bensì dell'universo. Una seconda considerazione, questo è il dato storico. La seconda considerazione è sulla missione di Gerusalemme, strettamente legata all'alleanza divina, non più come un dato storico centro di un regno politico. Con l'espressione infatti dei profeti, il destino della città di Gerusalemme viene strettamente legato alla realizzazione dell'alleanza divina, e la sua missione essenziale si svolge sul piano prettamente religioso. Per tale ragione i giudei si rivolgono continuamente ad essa. I salmi descrivono i pellegrinaggi che vi si fanno e la gioia che nasce dal fatto che in essa si può dimorare. È l'epoca delle belle liturgie nel Tempio, con cui si celebra la residenza di Yahweh nella città, chiamata a diventare la madre di tutte le nazioni, dove si è invitati a lodare Dio
e a costruire la pace. È in questa cornice che va letto il testo di Isaia che abbiamo ascoltato prima. Si tratta di un grandioso vaticinio del profeta che riguarda la fine dei giorni. La visione di Gerusalemme come casa del Signore, a cui affluiranno tutte le nazioni per costruire la pace, è la raffigurazione di un futuro ideale, a cui il presente offre appena appena un debole punto di partenza. Quando queste parole di Isaia vennero scelte, vennero scritte, Sion non era meta di pellegrinaggi da parte di tanti popoli alla ricerca di una legge, di una dottrina religiosa e della parola di Dio. Anzi, in quei tempi i popoli pensavano solo alle guerre. Ma in tale contesto, con lo sguardo rivolto verso il futuro, il profeta dice che alla fine dei giorni si formerà un radicale mutamento. In quel tempo Dio porterà a termine un'opera di tale portata da superare ogni altra prospettiva immaginabile sulla terra. Isaia e gli altri profeti vogliono evidenziare che il disegno dell'alleanza rivelato da Dio sussiste nonostante i tradimenti del popolo eletto. Ci sarà dunque alla fine dei tempi una nuova alleanza, e qui i profeti si sbizzarriscono nella descrizione. Osea la evoca sotto i tratti di un nuovo fidanzamento che implicherà nella sposa amore, giustizia, fedeltà, conoscenza di Dio, e che ristabilirà la pace tra l'uomo e tutta la creazione. Geremia precisa che allora i cuori degli uomini saranno mutati, perché la legge di Dio sarà scritta in essi. Ed Ezechiele annuncia la conclusione di un'alleanza eterna, di un'alleanza di pace, che rinnoverà quella del Sinai e di Davide, e che implicherà il mutamento dei cuori ed il dono dello spirito. Leggiamo in Geremia: voi sarete il mio popolo ed io sarò il vostro Dio. E anche Ezechiele riprenderà questo. Il rapido sguardo di Isaia gettato su un futuro di gloria e di magnificenza, nonostante l'indurimento del cuore di Israele, lo troviamo confermato anche dall'espressione del Salmo 87 che afferma: gloriose cose si dicono di te, città di Dio. Dunque la fede forte, ispirata e luminosa del profeta, si spinge oltre i limiti del presente e, superando i confini terrestri e nazionali, contempla la gloria che Dio comunica alla città di Sion, dove egli dimora in mezzo al suo popolo. E così arriviamo a una terza considerazione: la ricostruzione, la riunificazione di Gerusalemme va letta in un'altra prospettiva, nella prospettiva dell'unità invocata da Gesù prima di dare la sua vita sul Calvario. Come abbiamo visto, nella predicazione profetica si intravede all'orizzonte questa alleanza nuova, alleanza eterna, alleanza di pace. E artefice di questa nuova alleanza sarà il misterioso servo che Yahweh stabilirà come alleanza del popolo e luce delle nazioni. Il disegno di alleanza che domina la storia umana e biblica è oramai rivolto verso la nuova alleanza e troverà il suo culmine in Gesù di Nazaret. È qui che si realizza in Dio questa unificazione da portare avanti poi nella storia. Nella Bibbia ebraica due città rappresentano due modi diversi di realizzare l'unità.
Abbiamo l'esempio di Babele e di Gerusalemme. A Babele emerge un'unità voluta dagli uomini, che si riduce però a una uniformità dominatrice. A Gerusalemme affiora invece un'unità plurale, voluta e donata da Dio, che scende dall'alto. Lui solo può riunire nella città santa tutti i popoli e tutte le lingue nella pace. E questo confronto merita di essere ulteriormente spiegato. Babele, dicevamo, è la città della uniformità, in cui si parla un linguaggio chiuso, sigillato, omologante. Il piano politico-sociale degli abitanti di Babele è quello di costruire una città con una torre che tocchi il cielo per farsi un nome sulla terra e così non essere più dispersi. Il sogno è quello di radunarsi, di fissare una dimora in un unico luogo, imponendo un linguaggio unico e contravvenendo al comando di Dio di abitare tutti i luoghi della terra. È un progetto di vanagloria, farsi un nome, un progetto che non tiene conto dei piani di Dio. L'unità voluta dagli uomini di Babele non lascia nessuno spazio alla relazione, perché vogliono riunire l'umanità in un centro sociopolitico, con un governo potente, un pensiero unico e un'unica lingua che ripete le medesime parole, catturando anche il cielo per i propri fini politici. Ma l'unità voluta da Dio, che interviene con la dispersione, ha la sua sorgente nella ricchissima diversità di lingue e culture, che convergono in un dialogo reale e veritiero, fondato sull'amore, dove le differenze sono un potenziale ricco di sviluppi nuovi. Gerusalemme invece appare come l'anti-Babele. Pur nella sua fragilità, nella sua costante infedeltà, è la città scelta da Dio come sua dimora. Isaia la descrive come il centro del mondo, il centro di un culto aperto a tutte le nazioni, dove saranno radunati tutti i popoli della terra. Sion riceve la promessa di una inaudita e immensa fecondità e di una nuova discendenza. Per questo è invitata a rivestirsi di luce e a rallegrarsi, perché la gloria del Signore brillerà in essa. Se a Babele Dio ha disperso gli abitanti della città e moltiplicato le lingue, a Gerusalemme il Signore raduna tutti i popoli e tutte le lingue. L'opera di radunare i dispersi sarà realizzata dallo Spirito del Signore nella città di Dio. L'unità forzata di Babele fallisce per salvaguardare gli esseri umani dallo sfruttamento che disumanizza. Invece l'unità di Gerusalemme è un dono che si accoglie da Dio e che porta molti frutti. La grande visione escatologica del profeta Isaia sarà ripresa e portata poi a compimento dall'autore dell'ultimo libro del Nuovo Testamento, dall'Apocalisse. Ma un'altra considerazione, l'abbiamo già accennata prima: la vera riunificazione si realizza con il servo sofferente. Non è la strada del potere, ma la strada della sofferenza. Infatti, nella seconda parte del libro di Isaia appare questa misteriosa figura del servo sofferente, descritta poeticamente. Il Signore sceglie il servo e lo stabilisce come alleanza del popolo e luce delle nazioni. La missione del servo è quella di ricondurre a Dio Giacobbe e riunire Israele. Ma ciò non basta.
Proprio perché egli è luce delle nazioni, il suo compito è portare la salvezza del Signore fino all'estremità della terra. La sua missione è cosmica e si compirà tramite un misterioso cammino di dolore, di prova. Il servo prenderà su di sé tutte le iniquità, ma dopo il suo tormento e la morte donerà la salvezza, sarà elevato e vedrà la luce. Il profeta non dice come questo avverrà, ma certamente parla di un avvenire di luce. Ormai il futuro è tracciato attraverso la sofferenza del servo. Questi testi vengono letti nelle chiese cristiane durante il triduo pasquale, ma già la comunità primitiva si è fatta interprete dei testi di Isaia, rileggendoli alla luce della passione, morte e resurrezione del Nazareno. Nei Vangeli Gesù appare come colui che è venuto per servire, che sta in mezzo ai suoi come colui che serve. La fede cristiana vede in Gesù crocifisso e abbandonato quel servo descritto da Isaia. In lui il piano di salvezza si compie in pienezza. È giunta l'ora, come si legge nel Vangelo di Giovanni, in cui si compie la piena riunificazione, e cioè il progetto d'amore e di verità che Dio ha da sempre sull'umanità. Questo progetto, iniziato nell'alleanza con Noè, poi con Abramo e la sua discendenza, poi nelle vicende storiche della città di Gerusalemme, questo disegno divino ha il suo culmine, il suo compimento in Gesù. E poi coinvolgerà gli apostoli e i discepoli del Nazareno nella lenta trasformazione, nella germinazione di un mondo rinnovato dall'amore. La preghiera di Gesù riportata dal Vangelo di Giovanni culmina con l'ardente supplica rivolta al Padre: Padre, ti prego che tutti siano una cosa sola. La vocazione di ogni cristiano e di ogni essere umano è dunque questa: partecipare alla vita stessa di Dio, alla relazione intima del Figlio che si dona tutto al Padre, del Padre che si dona tutto al Figlio. L'umanità è chiamata ad essere un uno, una unità nel Dio d'amore, a costruire nel mondo quella che San Paolo VI chiamava la civiltà dell'amore. E allora, quale compito per noi cristiani ricaviamo da questa meditazione sul testo di Isaia? L'oracolo di Isaia su Gerusalemme come città della riunificazione ha un valore universale e quindi ha un valore estremamente attuale. Esso non illumina solo il senso profondo dell'intera storia della salvezza, ma contiene un messaggio religioso, culturale e sociale che aiuta a leggere la storia dei nostri giorni e a calarci con responsabilità dentro i molteplici drammi dell'umanità. Pensiamo alla guerra in Ucraina, alla persistenza della jihad in Medio Oriente e in Africa, al ritorno dei talebani in Afghanistan, alle lotte per l'egemonia del Mediterraneo, all'instabilità dei paesi latinoamericani e altre crisi in atto. Come ha scritto Papa Francesco nella Fratelli Tutti, ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. Era così anche nell'antichità. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alla forza del male. Non fermiamoci su discussioni teoretiche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i drammi. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati,
Prestiamo attenzione ai profughi, alle donne che hanno perso i bambini, ai bambini privati della loro infanzia. Guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Cosa significa tutto questo per la Chiesa, per noi cristiani? Che siamo raggiunti ancora oggi dal messaggio di Isaia, che sogna Gerusalemme come il luogo dove tutti i popoli, tutte le nazioni e tutte le culture si incontreranno, la Gerusalemme celeste. La parola di Dio non è mai teorica soltanto, non è mai astratta, ma provoca il cambiamento. E in tale senso, dalla nostra meditazione possiamo raccogliere tre indicazioni. Innanzitutto, accogliere l'invito insistente di Isaia: saliamo al monte del Signore, da Gerusalemme uscirà la parola del Signore, camminiamo nella luce del Signore. Il profeta ripete una verità che ha un valore perenne. Salire a Gerusalemme significa cercare nella città santa, e noi tutti apparteniamo a questa città santa, la presenza di Dio. È la città di Dio. Occorre mettere Dio al centro, perché solo il Signore può tenere unito il suo popolo. Dio è punto di attrazione universale, vi affluiranno tutte le genti. Cari fratelli e sorelle, qui ci troviamo dinanzi alla verità fondante la nostra fede, la centralità di Dio. Occorre allargare gli orizzonti della nostra mente e del nostro cuore per dilatarli sul progetto di Dio. Dobbiamo avere lo stesso sguardo con cui Dio guarda la realtà, il mondo, la storia. Non vogliamo essere persone isolate, sparse, disorientate, ma siamo popolo di Dio, un popolo che non mette al primo posto i propri sogni, i propri progetti, le proprie strategie, ma sceglie Dio e si abbandona al progetto di Dio. Quello è il posto centrale. È un forte appello alla conversione in questa Quaresima, per spostare il nostro io in un noi, i nostri interessi, anche legittimi, negli interessi di Dio che vuole il bene comune, e abbandonarci alla volontà del Signore, facendo spazio ai valori che Egli ci ha consegnato attraverso la storia della salvezza e che non smette di offrirci anche ora, soprattutto attraverso la sua parola. Il Concilio Vaticano II ribadisce questa verità quando mette decisamente a fuoco il significato originario della Chiesa. Da una parte collegandolo con l'avvento escatologico del Regno di Dio in Gesù Cristo e dall'altra nella sua missione di attualizzare il Regno di Dio nella storia attraverso la presenza efficace del popolo di Dio convocato in Gesù Cristo crocifisso e risorto. E la vocazione del cristiano, di ogni battezzato, è proprio questa: cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali, ordinandole secondo Dio. Papa Francesco ribadisce questo concetto con la seguente espressione: essere Chiesa significa essere popolo di Dio in accordo con il grande progetto d'amore del Padre, e questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all'umanità, essere popolo di Dio in cammino che affonda le sue radici nel mistero di amore della Trinità, ma che allo stesso tempo ha la sua concretezza storica in una comunità unita, pellegrinante, sofferente, ma sempre evangelizzatrice. Questo popolo si incarna nei popoli della terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura, la propria storia. La grande sfida è quella di non volere eliminare le differenze, ma di costruire con pazienza la comunione e l'unità nel rispetto della ricchezza dei doni
che lo Spirito ha distribuito nella Chiesa e lungo la storia. Ma questo ci porta a una seconda considerazione, un secondo insegnamento, è quello di imparare a discernere. L'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzata da grandi scoperte, da profondi segni della presenza anche di Dio dentro i mutamenti difficili e duri che in modo progressivo si estendono all'universo intero. Si tratta, lo stiamo sperimentando, di un cambiamento epocale in cui si avverte una metamorfosi non solo culturale ma anche antropologica. E in questo la Chiesa affida ai laici il compito di saper entrare, di saper trattare le cose di questo mondo, di calarsi nella realtà e nelle varie realtà di questo mondo, sempre in evoluzione, rapida e convulsa, ma sempre con gli occhi di Dio. Per fare questo occorre saper discernere, e per discernere occorre avere la sapienza di Dio dentro, occorre la vita di fede. Nel Concilio si legge a tale proposito un'affermazione importante: il popolo di Dio, mosso dalla fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste, nelle aspirazioni cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede tutto rischiara di una luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, perciò guida l'intelligenza verso soluzioni pienamente umane. Il terzo e ultimo insegnamento richiama il compito di essere collaboratori di Dio, protagonisti di un mondo nuovo. Centralità di Dio, capacità di discernere e capacità di agire. Nel brano di Isaia abbiamo ascoltato che nella città di Gerusalemme, dove affluiranno tutte le nazioni, il Signore farà giustizia fra le genti e darà sentenza fra molti popoli, sicché questi sapranno ridurre le loro spade in zappe e le lance in falci. Il testo del profeta risuonerà nei messaggi evangelici, dove dopo la risurrezione di Gesù la comunità cristiana, sotto l'azione dello Spirito effuso nella Pentecoste, farà sperimentare l'unità delle lingue disperse a Babele in un modo del tutto singolare. Dal giorno della Pentecoste lo Spirito che unifica inizia la missione della Chiesa nel mondo per annunciare ovunque la parola di Dio e testimoniarla concretamente, portando non la spada ma la pace, non il conflitto ma l'unità, la comunione. Il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo, lungi dal disinteressarsi del bene dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo stringente, dice il Concilio. È la missione che continua anche per noi oggi, attraverso l'impegno nel mondo, mondo che nel Concilio viene definito come spazium vere fraternitatis, lo spazio dove siamo chiamati a costruire la fraternità. Con il coraggio di metterci al servizio del bene comune, affrontando i conflitti, le difficoltà, le fratture, le ferite, le contrarietà, le tensioni a tutti i livelli dell'esistenza personale e sociale. In modo particolare risuona quanto mai attuale l'invito di Isaia di trasformare le spade in falci per costruire e vivere nella pace. Papa Francesco nella Fratelli Tutti scrive che le grandi trasformazioni non si costruiscono stando seduti alla scrivania,
o su una poltrona. Ma ognuno svolge un ruolo fondamentale in un unico progetto creativo per scrivere una nuova pagina di storia, una pagina piena di speranza, di pace, di riconciliazione. E continua, c'è una architettura della pace nella quale intervengono i grandi costruttori, le istituzioni della società. Però c'è anche un artigianato della pace che ci coinvolge tutti nei piccoli gesti, accanto alle grandi strategie della politica, del diritto, che non sempre poi sono strategie di unità e di pace. Occorre costruire la pace sociale di un paese attraverso un impegno quotidiano, senza tregua e che coinvolga tutti. Essere artigiani della pace e del bene comune. Cari fratelli e sorelle, facciamo della Quaresima un cammino in comunione con Cristo verso Gerusalemme, che per tutti è la città simbolo della riunificazione ad opera di Dio, città terrena, ma luogo sacro, che con la morte e risurrezione di Gesù ha spalancato le porte alla dimensione celeste ed eterna. Camminiamo abbandonati, fiduciosi nelle braccia del Padre, certi che costruendo la fraternità fra tutti gli uomini, secondo il suo progetto di amore, contribuiamo a portare il mondo dentro le profondità del Regno di Dio. E con la preghiera che Papa Francesco ci ha indicato al termine dell'enciclica Fratelli Tutti, invochiamo Dio perché ispiri in ciascuno di noi l'ideale della comunione e della costruzione di una umanità in cui tutti possano sentirsi fratelli dell'unico Padre. Scrive così la sua preghiera Papa Francesco. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito di fratelli. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di noi per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen.